Ben a tutti ragazzi, io sono il dottor Kutu e in versione invernale con l'albero di Natale e il cappellino sono qui per portarvi una nuova retro review. Il gioco che vi andrò a parlare oggi è Spyro the Dragon, gioco per PlayStation 1 uscito nel 1999, forse uno dei migliori platform 3D dell'epoca. Bene, prima di perdere altro tempo, iniziamo subito con il gameplay. Eccoci qui ragazzi, possiamo cominciare questa retro review. Siamo qui nel mondo di gioco, questo è il mondo principale, cioè il mondo centrale. Spyro è un platform 3D della PlayStation 1, è caratterizzato da un mondo più libero, un po' più aperto rispetto a Crash Bandicoot che ho recensito nell'ultima retro review. La caratteristica è che ci sono diversi, mi sembra 5 o 6, non mi ricordo precisamente, mondi principali più grossi in cui bisogna cercare le gemme, vabbè, fare tutto quello che c'è da fare in Spyro. E in più, da questi mondi si accedono ad altri mondi secondari, cioè più che mondi, ai livelli, vari livelli secondari. Un esempio ne è questo, me lo vado subito a mostrare. Allora, quando si entra nel mondo vengono salvati i vari progressi dei tesori. I tesori sono i collezionabili che bisogna raccogliere nel gioco. Poi insieme a questi sono le uova che vengono rubate da... Porca puttana, sono morto, bene. Bene, iniziamo bene. Ci sono le uova che sono rubate da dei ladri che bisogna prendere con l'incornata, e poi ci sono i draghi che sono da liberare, che sono dei cristalli. Poi lo stile di gioco è caratterizzato dalla presenza di diversi nemici, che possono essere quelli normali, che similmente alle casse che contengono i gioielli possono essere distrutti sia in incornata che col fuoco. Questi qua grassoni che possono essere distrutti solo con il soffio di fuoco, ecco, non mi veniva la parola. E poi ci sono dei nemici che hanno un rivestimento di metallo. Un esempio era quelli che adesso sono morti, vabbè, comunque chi sono stati un attimo fa, che sono di metallo, li puoi uccidere solo in incornata. Vedete, questi se provi a incornarli non gli fai niente e ti rispediscono indietro. Ecco, questi qua che mi sono venuti appena addosso sono quelli da cui bisognerebbe incornarli per poterli uccidere. Poi Spyro è caratterizzato anche da ogni mondo ha un suo, diciamo, boss, che ha il suo specifico livello, ovviamente livello boss. E allora, ancora qua siamo, continuiamo a farci inculare. Comunque questo è un gran gioco dell'epoca PlayStation 1. Si dice che il secondo e il terzo siano migliori del primo, cioè questo qua, questo è il primo. Io ho giocato solo il primo, il secondo e il terzo non li ho mai giocati, quindi non lo so. Quando li recupererò magari vi porto una retro review, così vi posso dire se gli altri sono migliori di questo qua. E a sentire le voci direi di sì. Ecco qua, vediamo qua che liberiamo un drago che ci dà una spiegazione delle balle. Qui pensa di essere un simpaticone. Non puoi immaginare cosa vuol dire doverlo ascoltare tutto questo tempo. Ma ti dirò una cosa, dovrebbe coprirsi le spalle. Ti dicevo che si racconta una puttanata che tanto sai già, però lui te la deve raccontare perché non sa cosa fare. Ecco qua, questo per esempio è un livello boss. Sono abbastanza facili, nulla di chissà che complesso. Ok, sono morto di nuovo. Comunque, se ti metti un attimo lì, non sono chissà che difficoltà. Per esempio, questo è grosso, ma devi incornarlo senza cadere. Ora sono morto, potrei andare in game over. No, non sono ancora andato in game over, ma credo che ci andrò a breve. Difatti, ci andrò a breve sicuramente. Dobbiamo bruciare il culo a questo qua, così si saltella in giro come un coglione. Porca puttana, ok, ho perso. Cissi. Adesso mi darà game over. Game over. Cissi.
Boh, comunque il gioco è abbastanza facile in compenso, non è chissà che difficoltà. Diciamo che sono io che sono un po' fuori allenamento. Eccoci qua, siamo tornati alla schermata del mondo. Da qua si può accedere tramite delle mongolfiere, ah non è qua, dall'altra, e ai vari mondi. Questo è, diciamo, carino come idea, non era male. All'epoca poi questo simile piccolo free roaming era veramente, faceva la sua figura comunque. Eccola là, vediamo il tizio con la mongolfiera che ci può portare in giro. A patto che noi abbiamo raccolto abbastanza gemme perché diciamo che dobbiamo dargli la paga, se no lui ci manda a fanculo. Fanculo. Difatti ci chiede 1200 gemme. Se no potevamo tornare al primo mondo, questo difatti è il secondo, che è il mondo Bavo dei Vertici, non mi ricordo. Comunque ogni mondo è caratterizzato dai suoi draghi che lo abitano. Ecco, difatti qua abbiamo un altro livello. Oh, proviamo ancora a entrare questo, vi faccio ancora vedere. I livelli sono anche caratterizzati molto bene, sono fatti bene. Varie ambientazioni che solitamente sono caratteristici ai vari draghi che in teoria dovrebbero abitare, diciamo, questi mondi. Perché come, ecco, quello che non vi avevo ancora raccontato, ossia la storia. La storia è che tutti i draghi sono stati congelati, diciamo, trasformati in cristalli, tipo un cazzo. Trasformati in cristalli. E te, essendo un drago piccolino così, non hai subito la magia e sei rimasto normale. E quindi, grazie a questo, devi andare a salvare tutti i vari draghi in giro. Il tuo nemico principale è una bestia strana, che si chiama Nasty Nork, con la Gnigni. Buon avvertimento, ragazzo. Sto, Aspetti vedete di qua il drago combattere pompato. anche come me prima di caricare nemici Comunque, così eh sì. grossi. E al finale ovviamente il boss finale è lui. L'unica cosa che tutti, mi sembra in tutti gli Spyro, cambia il nemico principale. Diciamo che i primi tre similmente a Spyro sono i migliori, i tre per Play 1. Perché poi i diritti sono stati acquistati da altre case e hanno mandato abbastanza allo scatafascio il tutto. E qua non riesco. Ecco, l'unica pecca, diciamo, che poi per i tempi non era chissà cosa, che dà dei problemi alla giocabilità di ora, è sicuramente il problema dei controlli. Il controllo è un po' più, pochino più difficile quando provi a correre. E diciamo che io, passando il tempo a scattare, non riesco a controllare molto bene Spyro. Ah, poi la telecamera non si muove da sola, quindi dovevi pure girartela. Questo è un altro difetto, vabbè. Diciamo che per i tempi non era quello il problema, sicuramente. Comunque questo gioco rimane ancora molto giocabile ora. E vi consiglio sicuramente, come in Crash Bandicoot, vi consiglio ancora di giocarlo, perché ne vale decisamente la pena. Davvero un bel gioco. Non so se è disponibile sul PlayStation Store, mi sembra di sì. Se avete 5€, anche qui ne vale la pena. Forse meno di Crash Bandicoot. Sì, credo di meno di Crash Bandicoot, però non è male, non è male. È un bel gioco comunque. Bene, posso startare, mettere in pausa. Vi ringrazio se avete visto il video. Spero che vi sia piaciuto. Se in tal caso mettete un mi piace. Ecco, vi chiedo di commentare commentate per piacere, ditemi qual è il gioco che mi interesserebbe che io facessi la prossima volta nella prossima retro review, così almeno so cosa fare. Vabbè, ovviamente se il gioco ce l'ho, se non ce l'ho non posso farci niente. Bene, grazie e al prossimo video.